I lavori alla variante nel tratto Calvenzano-Santa Mamma stanno andando avanti e la paura dei cittadini è quella che per realizzarla possa essere chiuso il passaggio a livello, mettendo così in difficoltà una piccola frazione che rischia di essere dimenticata. Quando noi siamo stati eletti con il nuovo consiglio direttivo, era in programma comunque l'eliminazione del passaggio a livello nella zona sud di Santa Mamma, quello in uscita in direzione verso Arezzo. E l'eliminazione di questo passaggio a livello ci era stata presentata come acquisita, appurata da fare. Ovviamente l'eliminazione del passaggio a livello prevedeva la chiusura dello stesso con un muro. Ci siamo battuti e ci siamo schierati ovviamente contro la chiusura del paese con un muro e grazie anche all'aiuto del comune di Subiano, in quanto la sindaca Ilaria Mattesini si è impegnata con tutta se stessa a non far chiudere il paese con un muro. A fine dicembre del 2020 siamo stati invitati a partecipare ad una videoconferenza dove veniva illustrato il progetto di un sottopasso che però sarebbe molto stretto ed angusto e con delle forti pendenze. Noi ci siamo un attimino confrontati tra di noi e abbiamo deciso, pur a malincuore, di accettare questo progetto perché la nostra paura è che se noi ci saremmo opposti a la realizzazione di questo sottopasso gliel'avremmo servita in un piatto d'argento per dire bene, sottopasso lo volete, allora si chiude. Stiamo un attimino a vedere che succede, però vorremmo che questo che vorremmo semplicemente non venire dimenticati.